Eccoci qua. Buonasera, con degli immancabili problemi tecnici che ormai sono un po' parte tradizione dei nostri incontri serali. Volevamo andare anche su Twitch, ma Twitch non ci ha voluti per il momento. Appena risolviamo anche due problemi con Twitch, ci vedrete anche lì. Però già il fatto di comunque di avere il canale Soul Givers, quindi se volete iniziare a seguirci su Twitch, adesso non ci vedete, però perlomeno potete iniziare a seguirci. Live bilingue anche stasera, come sempre Giulia farà la parte resto del mondo. E stasera serata importante, siamo vicini alla fine del Kickstarter, ormai stiamo per entrare nelle fatidiche 48 ore. Intanto un piccolo controllo almeno per chi ci segue su Facebook, se ci sentite bene, se ci vedete, insomma, qualsiasi cosa scriveteci, fateci sapere se ci sono problemi, ci sistemiamo. Stasera vedremo i tre Soul Givers appartenenti alle espansioni che abbiamo presentato con il Kickstarter. Lascio prima la parola a Giulia, poi iniziamo a parlarne un po' più nel dettaglio. Prego! Oh, so good evening, guys. I'm talking now. Sorry, we were a little late, but we always have technical problems as usual. We were trying to stream on Twitch as well, but Twitch didn't really want us. Basically, we'll have to fix that sooner or later. But if you want to start following us on Twitch, we have a Twitch channel now that we'll probably use from now on if we figure out how to use it. Sorry, I feel so old right now. But tonight's event is a pretty important event. We're also getting closer to the end of our campaign. We're getting closer to the last 48 hours, and yeah, that's it. We were asking if you could hear us, but everybody's saying that you guys can hear us, so Ci confermano che ci sentiamo così. ci sentiamo bene, ti senti bene? Io No, abbastanza. sentirmi bene è un'altra cosa. Ok. Bene, intanto diciamo anche che i nostri backers stanno crescendo parecchio, siamo vicini a quota 1000 e magari per domani mattina o comunque siamo lì, siamo molto vicini al traguardo dei 1000 che 912 al momento. bene, benissimo. Quindi si sta veramente crescendo, stanno crescendo anche tutti i vari canali social. Io ricorderei anche di seguirci, non solo perché adesso abbiamo sbloccato lo stretch di Board Game Geek, però seguiteci anche lì più che altro per l'importanza del creare una community che poi sia compatta per il futuro, per i nuovi eroi che usciranno, per le comunicazioni che daremo e per seguire le fasi di sviluppo vero e proprio del gioco, da qui al momento in cui arriverà poi nelle vostre case. We're so happy that we're all so close to reaching 1,000 backers on Kickstarter. We're above 900 right now. Thank you so much. We're growing so much. Our community is growing so much, and we're so happy. Don't forget to keep on following us on Board Game Geek also because we want to create a community, not just because we unlocked the stretch goal, but that's a really important channel for us to create a community and also to give you all the updates on the development of Soul Givers and all the communication we need to give you. Bene, io direi, vediamo questi nuovi eroi. Ok, Let's take a look at the new heroes, yeah. allora, erano qui nascosti nell'angolo di Tabletopia, perché insomma non è ancora poi il loro momento, però insomma, li abbiamo presentati praticamente, a parte l'Whisperer che è entrato in corsa, li abbiamo presentati dal primo giorno della campagna Kickstarter. E siamo particolarmente contenti di questi eroi. Adesso Tabletopia ci ha fatto sparire una pedina,
Credo no, ma no, me l'ha incollata sopra l'altro, ok. Vedi? No, ma Che te l'ho detto? è solo in quest'area in realtà che è magnetica. Vedi? Guarda. E beh, allora si può fare così, ma riesci anche a farlo poi dopo, cioè se io faccio così. Ma Solo io, lo mi posso fare odia, solo io Kat! perché sono il creatore, è normale, riconoscono Oh, la mano guarda! del padrone. Sì, come i cani, certo. Esatto. Ok, parliamo del primo eroe, Soul Crusher. Il Soul Crusher è un eroe in esclusiva per questa campagna Kickstarter. Avete 48 ore ancora per portarvelo a casa. È un eroe sopra le righe, nel senso che quello che fa, se ancora insomma, non avete visto, non avete sentito nelle nostre live, è di utilizzare le anime sul campo come dei proiettili, ma non solo quelle sul campo. E adesso vediamo come. Ne prendiamo uno, uso gli gusci, ma non voglio male agli spettri, è proprio per una questione, No. è solo per una questione, no, è vero, è solo per una questione puramente didattica in questo caso. Ok, che cosa può fare il Soul Crusher? Il Soul Crusher, intanto, scusate, vediamo, ha due scudi, questi sono i simboli degli scudi, la sua icona è una sorta di martello che colpisce appunto un'anima. L'illustrazione la trovate sulla pagina Kickstarter, magari più tardi ve la rifaccio vedere. Al momento abbiamo rivelato solo il Soul Crusher degli spettri, in realtà, quindi vedi Giulia, alla volta parto anche con gli spettri. Vediamo invece la sua abilità. La sua abilità si chiama Frantumanima. Frantumanima è un'abilità che si attiva nel momento in cui l'anima, che è il bersaglio che attiva l'abilità del Soul Crusher, è adiacente alla nostra pedina. Quindi, nel momento in cui sono adiacente a un'anima, posso attivare Frantumanima, pagare il mio tributo, come tutte le abilità, e colpirla. Il colpo dell'anima la spinge per 5 caselle lineari, salvo interruzioni dovute a muri, come questo, oppure ostacoli. E per ostacoli intendiamo un'altra pedina. Nel momento in cui trovo un ostacolo pedina, l'anima si distrugge e si distrugge anche la pedina che viene colpita se non ha gli scudi orientati nel lato corretto. Quindi, se il mio avversario incautamente si fa trovare impreparato e io riesco a lanciare un'anima, distruggo sia l'anima che ho colpito, sia il Soul Giver dell'avversario, se è dell'avversario, che viene colpito. In questo caso la situazione, io adesso ho preso Due cioè architetti. giuro che li ho presi veramente a caso, e mi era partito un audio in YouTube sotto, tra l'altro, nel frattempo. Quindi viene distrutta la pedina in questo caso del Confuser. Viene rimossa l'anima proiettile dell'architect e semplicemente mi ritrovo in una situazione del genere. Ti lascio spiegare questa cosa, Giulia, e poi vediamo un'altra variante delle abilità del Soul Crusher, che è ancora più devastante. So the soul givers, the tokens were hidden on Tabletopia. These are the tokens of these new characters. They're not really going to be available to you on Tabletopia, but we have them right now to show you how they work. These characters, we're so excited about these characters that we introduced basically since the first day. Yeah, the Whisper came in a little later, but we're so excited about these characters. The first one is the Soul Crusher, which is a Kickstarter exclusive. It's a very powerful soul giver, and their thing is basically that they use souls as bullets. So they have two shields, as you see from their token. Their icon is kind of like a hammer that hits souls. And you can see the illustration on our Kickstarter page. Right now, you'll be able to see the Spectre Soul Crusher. Thank you, Luca, for starting from You're that one at welcome. first. For one thing, yeah. So the ability of the Soul Crusher is called Soul Shot. It's funny because in Italian, it's actually called Soul Crusher, but I couldn't call
the ability of the Soul Crusher, Soul Crusher. So it's called Soul Shot. And basically what it does is that they use souls on the board, but not only, but souls on the board as bullets, as it shoots them. So basically you will, they will have to be right next to a soul, and they pay a tribute essence, like any ability, and they hit the soul, and basically they shoot it for 5 linear cells. So 1, 2, 3, 4, 5. The soul is stopped when they hit a wall or an obstacle like a soul giver. When they hit a soul giver, like in this case, so 1, 2, 3, 4, 5, what happens is that the soul is destroyed and the soul giver is destroyed if they don't have the shields to protect them. Like in this case, this confuser is going to be destroyed. So basically you take away the soul and the confuser will leave their soul. But if the confuser was placed like this instead, yay, look at me, they would not get destroyed because the shields are protecting them. Okay. Ci sono altre due varianti in Frantumanima, due situazioni diverse. La prima è che io posso trovarmi in una condizione di questo genere. Quindi davanti a me ho un confuser in doppia anima. Decido comunque di attivare il mio Frantumanima e decido di colpire l'anima del confuser. In questo caso... Il mio tabletop è completamente fuso. Il tuo tabletop, eh? Sì, questa pedina la vedo come anima. Ah, ok, perfetto, ora la vedo. Ok. Che cosa succede? Io posso colpire l'anima del mio confuser e praticamente, come per l'abilità del ghost, riesco a strappargliela, in questo caso a utilizzarla come proiettile, quindi mi ritrovo in una situazione del genere e l'anima viene sparata via, indipendentemente in questo caso dallo scudo dell'avversario. È come quando togli la tovaglia, quando la tovaglia è ancora apparecchiata. Però, devo dire, caspita, accidenti, penso che sì, non avrei saputo dirlo in un modo migliore. Dopo lo dice anche i nostri ex amici dell'estero, oppure loro, solo gli italiani restano deliziati di questa cosa. Okay. Solo gli italiani. No, ecco, la cosa importante è che non è necessario avere un bersaglio dall'altra parte. Cioè io posso tirare la mia anima di cinque caselle, e di 5 devono essere in questo caso, senza che dall'altra parte ci sia per forza una pedina alleata o nemica. Io posso decidere di colpire diversamente, per esempio, dall'abilità del Protector, che ha bisogno di un bersaglio per arrivare dall'altra parte. Ci chiedono, così poi finiamo, almeno questa parte parlo in inglese, sì. Se nel caso in cui, se l'anima viene distrutta, sì. Anche se non colpisce nulla, beh ovviamente no. Se non colpisce nulla, no, no. Se non però colpisce se nulla, dovesse no. Colpire un confuser in questa posizione. Sì, nel momento in cui l'anima incontra un bersaglio, che sia un muro o un soul giver girato come volete, l'anima si distrugge. Che cosa succede però se un'anima colpisce un'altra anima? Rimbalzano. Semplicemente la prima anima si distrugge e la seconda riparte per altre 5 caselle. E qua come? Bocce. Siamo a livello... esatto, esattamente. Il Soul Crusher è un grande giocatore di bocce, probabilmente è iscritto alle bocciofile di mezzo paese. Prego. Posso andare? So, but there are other two variants to the Soul Shot ability. So basically, the Soul Crusher can even hit... Did it just put... Yes, I did. Ti serve... No, ok. No, avevo messo un confuser sotto un confuser. It can hit the soul. So if it's right next to them, it can hit the soul of a soul giver in double soul like this. And so what happens is that the soul will start moving. And then... they lose the soul. To answer the question that I saw on Facebook, I believe, no, the soul does not get destroyed if it doesn't hit anything. But in the moment in which the soul hits an obstacle, they get destroyed. So in the case we were showing before,
if the soul got here and hit the confuser will not be destroyed because the shields are protecting them, but the soul will. But you don't need a target to shoot the soul, so you can just simply hit the soul and it will reach here. And since it doesn't hit any obstacle, it's not going to get destroyed. So we said that they can just hit a soul, the soul crusher, hit a soul of a soul giver in double soul. Or, like, if, let's say, this happens, they hit a soul with soul shot, one, two, three. They don't hit an obstacle, but they hit another soul. What happens? They bounce. Basically, this one stops, and the confuser soul will start moving for another five when possible. In this case, they will be stopped by the end of the board. So basically, they can hit a soul, they can hit a soul of a soul giver and double soul, or they can hit a soul, and that soul can hit another soul and bounce off. Almost like in, oh god, I forgot how it's called. Biliardo, pool, like in pool. Ok, beh, quindi la sanno anche al di fuori dell'Italia la tua battuta adesso. No, non ho detto quella del biliardo. Solo quella del biliardo, ok. Ok, a livello di combo con gli altri personaggi vi lasciamo un po' scoprire le varie interazioni, le varie combinazioni possibili, che cosa succede. Quella che ci sentiamo di suggerire è la combinazione Soul Crusher Ghost. La capacità del ghost di poter prendere un'anima da lontano e acquisirla, e quindi di poterla portare vicino al Soul Crusher, ma il Soul Crusher stesso in doppia anima con il ghost, la possibilità di rigettare quell'anima, chiaramente poi perdendo i benefici dell'essere ghost, e poi lanciarla, si aprono diversi scenari strategici sul campo piuttosto, piuttosto interessanti, soprattutto perché il Soul Crusher ha la potenzialità è l'unico Soul Giver che ha ad oggi la possibilità di distruggere a distanza i personaggi, al di là del muoverli, del modellare il campo, del ruotare le tessere, però è l'unico che può effettivamente fare un danno a distanza. Ti lascio dire queste due cose, Giulia, poi salutiamo il Soul Crusher e vediamo. All right. So we'll let you figure out the combinations because this is part of the strategy and it's cool to figure out multiple combinations and how they work with the Soul Crusher in particular, but we want to suggest one to think about, and it is the Soul Crusher Ghost. Both if they're both on the board as active soul givers, you can see how the ghost can attract souls closer and then the soul crusher can use the soul. Or even when the soul crusher has a ghost soul, has acquired a ghost soul, they have the ability, that's the ghost ability of get rid of the soul. So that will basically allow them to then hit the soul. Of course, they're going to lose the privilege of being in double soul with the ghost, but they will throw away the soul and hit the soul, and they can use them as a bullet. One important thing to notice is that the Soul Crusher right now is the only character, the only soul giver that has the ability of basically destroying other soul givers from a distance. Usually you have to be right next to them, but since they can shoot bullet souls from far away, they can attack and destroy a soul giver from far away, from basically five or even more if you use well the bouncing of the souls. They can destroy soul givers. Okay. E possiamo anche dire una cosa del Soul Crusher: è l'unico che non, o meglio, non avendo bisogno di avere un bersaglio dall'altra parte, riesce a prendere al volo il runner. True. So since they don't need to really have they don't need to have a target to shoot, the Soul Crusher can hit the runner.
So basically, you know how the runner has super luminal speed where you cannot choose the runner as a direct target. Since here you don't need a target, you can just decide to shoot in that direction and hit the runner, which is not the direct target, but it will be like an indirect target. Fateci sapere poi cosa ne pensate del Soul Crush, i vostri commenti sulle abilità che vi abbiamo appena presentato. Io direi che è il momento di approfondire Ledger con le sue doppie abilità. Non ho la musica di sottofondo, quindi puoi veramente farla tu se vuoi, Giulia. Sono le ultime 48 ore. Sono le ultime 48 ore. Abbiamo anche. Possiamo fare veramente anche la musichetta. Ora, il Ledger, a parte l'avere un nome particolare, spesso impronunciabile, ha due scudi posti a 90 gradi. Quindi, a differenza del Soul Crusher, che ne ha uno davanti e uno dietro, diciamo così, lui li ha a 90 gradi come gran parte degli altri Soul Giver. Ledger ha due abilità particolari. La prima si chiama Magnifica Decadenza, che oltre a dare nome al suo pledge, al pledge dove potete trovarlo, è anche il nome di una serie di opere che avevo realizzato qualche anno fa e che hanno una tematica particolare. Questo era mio figlio che urla. Magnifica Decadenza ha un range di due tessere lineari, quindi vuol dire che questa tessera e questa tessera, così come potenzialmente questa stessa dove lui si trova, sono bersagliari, rientrano nel target di questa abilità. In questo caso riprendiamo il povero Confuser come bersaglio. Magnifica Decadenza non si paga in essenza tributo, si paga con la decadenza, quindi si paga in decadenza. Per farvi vedere l'abilità, supponiamo che entrambi i personaggi si trovino a 1, quindi hanno appena iniziato la loro partita. Io che cosa posso fare con Magnifica Decadenza? Posso aumentare la decadenza del mio nemico, della pedina che scelgo come bersaglio, come nemico, aumentandola del valore con il quale decido di aumentare la mia stessa decadenza. Sì, l'ho spiegato in modo contorto. L'ho spiegato in modo... Aspetta che vado a prendere la calcolatrice, adesso questo sembra un'equazione di quinto grado. In realtà è semplicissimo, decido di... Esatto. Fino a un massimo di 3. Decido di aumentare la decadenza del Confuser di 3. Scusate, un momento di lag. Ok. Ma così l'hai aumentata di 2. Perché 1 sì, più 3 fa 4. Ok, l'aumento a 3, okay. Per farlo pago con la mia stessa decadenza, fino però a un massimo di 3. Quindi devo cercare di bilanciare quella che è la vita del mio Ager con quello che voglio fare a livello di danno sul mio avversario. È un'abilità indiscutibilmente molto potente, perché mi permette di distruggere quasi a colpo sicuro una pedina nel suo range senza che questa possa fare nulla. Lo scotto da pagare però è la vita stessa del Ledger, quindi devo bilanciare la possibilità di riazzerare la decadenza del Ledger con delle altre anime, quindi devo cercare spesso di alimentarlo. Questo è un personaggio molto sofferente, ha bisogno di anime per rimanere vivo, ha bisogno della decadenza stessa per il suo potere, ha imparato a gestire e a manipolarla. Però un utilizzo troppo, come dire Giulia, troppo frequente, troppo esoso della propria abilità lo porta chiaramente a distruzione rapida. Troppo esoso, okay. Un'altra cosa importante del Ledger è il fatto che non ha, intanto come il Soul Crusher non l'abbiamo detto, nessuno dei due ha un'aura.
La seconda abilità dell'Ager si chiama Contagio. Contagio va a colpire come sempre non un personaggio, in questo caso non un personaggio, ma la tessera. Quindi faccio un esempio di questo tipo che così. Ok. Supponiamo una situazione strana in cui quattro personaggi si trovano sulla stessa tessera, o comunque in qualche modo sono riuscito ad avere una condizione di questo genere. Con Contagio il Soul Crusher aumenta la decadenza di tutte le pedine presenti su quella tessera, ma lo fa secondo un ordine particolare. Per ogni pedina che ho presente su quella tessera che decido di colpire, aumento la potenza della decadenza del potere dell'Ager. Che cosa significa? Significa che se ho solamente una pedina, il primo danno che vado a fare è di una decadenza. Quindi faccio semplicemente un più uno decadenza al dado di quel personaggio. Se ne ho due, indipendentemente dal fatto che sia mio o dell'avversario, l'aumento ancora di più uno. Quindi l'aumento che poi troverete sulla carta del personaggio sarà per il primo personaggio più uno, per il secondo ancora più uno, per il terzo c'è un più due. E per il quarto c'è un più 3 alla decadenza. Che cosa significa? Che se io voglio distruggere con un più 3 un personaggio, quindi sempre con la mia stessa abilità, ho bisogno che ci siano però almeno altre 3 pedine su quella tessera. E visto che ce ne sono solo tre in campo, E vuol dire che visto che uno ce ne di sono quelli. solo 3 in campo, vuol dire che uno di quelli deve essere un mio personaggio. Che devo sacrificare in un. Poi sono io a scegliere l'ordine e chiaramente non darò il più 2 al mio unico personaggio. No, gli dai il più tre, no. A meno che, esatto, a meno che non ho voglia per qualche motivo non ho bisogno di distruggere quel personaggio. E posso farlo perché posso aver bisogno dell'anima, perché ho un Soul Crusher vicino, ho un Ghost, perché voglio alimentare il Ledger stesso e quindi continuare a produrre questa serie di abilità. Quindi la condizione è più pedine, più nemici, o comunque più pedine ho sulla tessera che vado a bersagliare, più ho la possibilità di fare danno. In questo caso la decadenza del mio Ager non cambia perché pago un tributo, quindi alla fine del turno pagherò le solite più uno per la decadenza di turno e più uno per il potere che ho utilizzato. Posso, visto che hai lasciato tutto questo Soul Giver molto semplice da spiegare tutto insieme Ora con tutte le tue abilità, posso parlare io? è tutto tuo, io vado a fare una partita a Soul Giver nell'altra stanza nel frattempo che tu la spieghi. La vuoi anche far vedere mentre la spieghi? No, Sì, nel senso, guarda. la muovi tu? Ok. Sì. So, this is the Ager, whatever your preference is. Has two, they have two shields, as you see, they're like a 90 degree angle, and they have two abilities. The first one is called Magnificent Decay, and it's also what gives the name to the pledge level where you can have the Aegir, and it's also the name of a photographic, I don't remember what he said, a work that Luca did. Ero nell'altra stanza a giocare a Soul Giver, però, perché mi Ah, disturbo. No, scusa, sto scusa. rispondendo in realtà ci sono un po' di domande, le vediamo dopo, vai. Ok, so basically Magnificent Decay, how does it work? Basically has the reach of, the range is two linear tiles. So the Confusor is always going to be our example. So basically what happens is that you can increase the decay of the Confusor. By the same amount as you want to pay in decay. What does it mean? That you can increase your decay. Where are you? This one is yours. Let's say they're both at one. If I want to increase the decay of the Confusor by two, I will have to also increase my own decay by two. So I will go to three. And this way, the Confusor goes to three as well. You can do that to a maximum increase of three, so from one to three. This is one of the few abilities that you will not pay in tribute essences. But again, the Aegir has to pay, is to pee.
has to pay with their own decay. So you can increase it just by one, so one here and one here, two or three. This is a very powerful ability, but it's very dangerous. So the Aegir will need to be fed a lot of souls all the time to stay alive, because at the end of the turn, the decay will still increase. And what else? Oh yeah, and it's kind of like a suffering soul giver that has learned how to handle the decay and bend it to their own will. So they kind of need the decay as well, in a sense. But again, if you don't want them to die very quickly, you will have to strategically feed souls to them, basically. The other we didn't say before, but neither the Aegir or the Soul Crusher have auras. We forgot to say if they have attacks. Infatti, Do they attack? stavo leggendo, no, il Ledger e il Soul Crusher non hanno possibilità di attaccare, perché le loro abilità sono altamente distruttive, sono abbastanza distruttive. Volevamo due personaggi che vi facessero in qualche modo rimpiangere l'Architect o il Volomancer, e credo che questi due lo facciano tranquillamente. So, no, they cannot attack. Neither one of them can attack because their abilities are very powerful. And basically, wanting to give you characters that will make you want the architect or the volumancer back on the Potre... board. Mi stanno And segnalando the che forse, other. scusami Giulia, hai sbagliato anche tu qualche conto con l'aumento del dado, perché l'hai fatto avanzare di 3, portarlo... No, ho detto di due Ah no, ok. per portarlo a tre. Allora, In any case. com'è andata? So the other ability is infection, and this is okay. So infection basically works this way. What's the reach on infection? Two, still two linear tiles. Okay, so we can target this tile. So basically, infection makes all the soul givers on one tile that you choose increase the decay. But they do so according to a specific order. And the order depends on the number of soul givers on that tile. So let's say there is only one soul giver on that tile. You use it, and this increases by one their decay. If there are two, they both increase by one. So one to the Confuser, one to the Architect. If there are three, you choose which one gets plus one, plus one, plus two. So basically, two of them will get a plus two, one in decay, and one of them will get a plus two. If you have four soul givers on the same tile that you targeted, they increase by plus one, plus one, plus two, and plus three. So, you decide which one, so you don't have to give plus one, plus one, plus two, and plus three. You can decide whatever you want to do. You can even give the plus three to your own soul giver if that's strategical enough to you. But you'll notice that in order to give this massive increase in decay, you will have to have one of your soul givers on the tile because your opponent will play only with three soul givers at the time. So, in order to fill the tile, one of yours has to be there. And it could be a strategy. You can give plus three to this one, and so that the ghost can, let's say if it was here, so the ghost can easily go on and get their soul and reset their decay die. It's dangerous, but you will have to have specific conditions to do a massive destruction, basically. Yeah. Allora, stavo leggendo le domande, in realtà abbiamo già risposto per quanto riguarda la questione dell'attacco-distruzione. Abbiamo detto che sono due personaggi talmente aggressivi che non hanno bisogno anche di poter attaccare con un attacco-distruzione, soprattutto anche per il fatto che il Soul Crusher attacca principalmente a distanza. Sì, Ledger si sacrifica per gli altri, ma in un certo senso... Sì, lo vedo un po' più come in realtà poi sicuramente nell'artbook con le illustrazioni ci sarà modo di
di dire qualche parola in più rispetto a questi personaggi che ancora hanno una storia alle spalle misteriosa. Comunque, per rispondere a Matteo Pastore, che infatti chiede se lui può attaccare normalmente un Soulgiver e poi sparare l'anima dello stesso appena morto, no, però comunque se in qualche modo, insomma, gioca in coppia con qualcuno e ha modo di distruggere un Soulgiver, può già subito sparare, può sparare l'anima di quel personaggio, utilizzarla subito come proiettile, questo sì. Hai domande? Ci sono domande, Giulia? Tu hai visto altro? O vado No, con I il think vado no. con il We already basically answered all the questions while we were talking, but no, they cannot attack. But you can get another Soul Giver to attack and destroy a soul right next to the Soul Crusher, so they can use the soul. And I don't remember what else you said, honestly. I was looking at the comments. But we basically went through the questions already while explaining. There is one question regarding infection. If you play two versus two, you can affect only enemy Soul Givers. Well, in general, you do not only affect any the opposing Soul Givers. You can affect your own too. So if you're lucky enough, or if you get to have all four opposing Soul Givers on a tile, or if you can push them somehow, good for you. But you can affect your own as well. It's not something infection. I feel weird saying this is not something that you can really control just because you're friends. You don't. It's not that you don't infect them. È andato particolarmente attuale la cosa. Purtroppo è diventato attuale, ma come dicevamo l'altra volta, non è voluta la cosa perché Ledger esiste da un bel po' di tempo, Esatto. da ancora in tempi assolutamente non sospetti, e in un certo senso, cioè, ci spiace che stia rubando la scena alla decadenza, quando era la decadenza, il Protagonista. vero protagonista, esatto. Il Whisperer, The Whisperer. Oh. The Whisperer. Allora, intanto ripeto Il per bardo. il bardo, il nostro bardo. Abbiamo un bardo, anche noi. Il Whisperer è il narratore e questo l'ho già detto 27 volte, ma chi ci segue oggi per la prima volta non lo sa, lo so, se inizio a diventare vecchio No, e ripetitivo. che c'è stato un commento che dice "Never sleep with the eager without protection". Ok, perfetto. Beh, in effetti. Adesso ci penso quando dovrò illustrare Ledger. Vediamo, gli faremo una versione solo per lui. Anyway, the whisper, go back. Ok, allora, Whisperer è il narratore della storia dei Gushi, o meglio, è il narratore del primo racconto sui Gushi, perché in realtà il racconto dei Gushi è narrato da più personaggi. Il primo racconto è quello che trovate nel regolamento di gioco. Il Whisperer è colui che viene, intanto inizialmente riceve una creatura del proprio popolo che ha contratto la decadenza, e come primo segnale questa creatura si frantuma davanti a lui. E il Whisperer non capisce che cosa sta succedendo, si muove, si sposta nella città centrale, nel paese dove si trova il proprio popolo. Dal Soul Crusher arriva la prima squadra di Soul Givers che aprendo un portale gli spiegano quello che No, dal succede. Whisperer. Cosa ho L'hai detto? detto dal suo crush. Dai, perché un po' ce l'ho dentro nel cuore il Soul Stai dicendo, Crusher. oh wow, questa è una No, novità. novità, no, arrivano dal Whisperer Ok. gli racconto quello che sta succedendo rispetto alla distruzione del primo anello. Quindi andatela a leggere se non l'avete ancora fatto, lo trovate già nel regolamento scaricabile sulla pagina Kickstarter. Il Soul Crusher è il... No, il veramente, io Whisperer. ragazzi, Soul Crusher nel cuore. Facciamo così, ti lascio dire questo pezzo a te, che così non vado lungo, e intanto faccio un esame di coscienza io. Prego. So, the Whisperer
is the narrator of the first story. This is the first story of the shells. In reality, the whole story is told by the point of view of different soul givers. But in the first story of the shells, you see a character, a creature, coming to the whisper and asking for help, and then they crumble right in front of their eyes. The whisper does not understand what's happening. So then they go to the main city of their population, and that's where the first squad of soul givers reaches them and tells them what's really happening. You can read the first short story in the rule book that you can download as a PDF from our Kickstarter page. Stavo leggendo un commento dove... Sì, di Alexander. No, ce ne sono no. vari, ce ne sono vari in realtà. Uno in cui parlava della sequenza di Fibonacci. L'ho visto, per c'era anche sì, l'ingegnere. Per l'azione, esatto, per l'azione del Ledger. Sì, cioè in un certo senso la richiama, la spirale della Fibonacci. And then we have like you can't remove an absorbed soul from your soul giver if you want to have another soul, right? You're stuck with the one you already have. Yes, when you absorb a soul, you have it until you get attacked and lose it. The ghost is the only one that through eradicate can get rid of the soul that they have absorbed already. Okay. Ok, riprendo con le abilità del Whisperer. Nel frattempo, scusate, mi sono distratto un secondo perché stavo leggendo i vari commenti. Se c'era qualcosa di pertinente a quello che stavamo dicendo adesso, l'avremmo interrotto. Il Whisperer è ambivalente. Ha modo di fare. Ah, ce l'ho fatta, ho visto. La pausa mi ha fatto del bene, ragazzi. Sono tornato parzialmente utile alla live di stasera. Il Whisperer ha parola di coraggio. E parola di sconforto sono i due poteri che posso scegliere di attivare pagando in questo caso il tributo. Passo indietro. Gli scudi del Whisperer sono come per Ledger ad angolo retto. Questo perché gli permettono di avere più protezione rispetto per esempio a quelli del Soul Crusher, soprattutto se mi trovo vicino a un buco nero, posso proteggerlo meglio, diciamo così, da un possibile attacco dello Space Walker. Con il Whisperer, tra l'altro, a differenza degli altri due, ha la possibilità di attaccare con attacco distruzione. Quindi questa cosa è l'unico dei tre nuovi personaggi che può attaccare. E vi ricordo che attacco distruzione serve per distruggere la barriera, quindi non fate inizialmente, non partite con una squadra di tre personaggi. Volomancer, Soul Crusher. Esatto. E Runner, dai. No, vabbè, ed Ager, vi sentite fighi, però poi non potete distruggere la barriera, dovete stare lì e aspettare che lo faccia l'altro. Morendo male di decadenza, tra l'altro. Ok, parola di coraggio, vediamolo sul campo. Parola di coraggio ha un range ampissimo, ve lo faccio vedere nel massimo della sua estensione. Chi l'ha chiamato bardo non c'è andato lontano in realtà, perché è un po' il nostro bardo, il Whisperer, vero Giulia? È un po' sì. Momento D&D? Allora, il Whisperer ha un range di 9 caselle lineari, praticamente... tutta l'estensione della mappa. Però vi spiego parola di coraggio, quindi prenderò un survivor amico. C'è qua un ghost? Sì, beh, potrebbe essere... No, guarda, lo faccio con l'architect, che è anche più semplice. Poi capirete da soli qual è il momento, per spiegare poi la questione dell'abilità, qual è il momento migliore per attivare il Whisper, che non è l'attivarlo per primo. A livello di ordine dei vostri tre personaggi. Il Whisperer colpisce una propria pedina alleata e gli dà la possibilità di ripetere immediatamente un'azione, un,
un'azione che ha compiuto in quel turno. Quindi che cosa significa? Se io nel turno prima, nell'attivazione prima, avevo attivato il mio architect, l'azione deve essere a pagamento però. Con il mio architect ho pagato con il mio tributo un'azione di riconfigurazione del campo, quindi ho No, deciso non è di... No, riconfigurazione. in che senso? No, non è il nome No, se dici del... riconfigurazione sembra il confuser poi. Ah, ok. Ah no, è l'anomalia, scusami. Però là è l'anomalia, L'anomalia. in realtà no, è l'anomalia. Di plasmare. Esatto, quindi io vado a plasmare il mio campo, avevo plasmato il mio campo, supponiamo che ero in una situazione del genere, decido di plasmare il mio campo, mi sposto in questo modo, lo faccio veramente per farvi un esempio. Ok, con il mio bellissimo Whisperer, nel momento in cui lo attivo, decido di riattivare il plasmare del mio architect, che potrà agire da subito. Chiaramente questo non è da considerare come un'azione extra per l'architect, non è quindi bloccabile dalle anomalie, a meno che con l'anomalia non sia stato bloccato lui, non sia stato bloccato il Whisperer, altrimenti è un'azione all'interno Del turno dell'ora. dell'Whisperer, non dell'architect, che non deve fare nient'altro che ripetere la stessa azione a pagamento che io gli ho fatto fare prima. Lo stesso discorso può valere in una situazione del genere. Nel momento in cui ho il mio architect attivo, decido di distruggere con un attacco di distruzione il runner. Nel momento in cui gioco il Whisperer, posso attivare nuovamente attacco di distruzione dell'architect e distruggere anche il patcher. Quindi è devastante se giocato con il tempismo corretto. Quindi se attivate per primo, siete costretti ad attivare o muovere per primo il Whisperer, questo tipo di abilità non ha senso. Va giocato molto bene dopo un'azione, dopo o per ultimo, quindi dopo che ho attivato entrambi i miei Soul Giver, O almeno per o secondo. almeno, esatto, o almeno per secondo, perché posso fare veramente la differenza, perché mi dà la possibilità di fare un'azione extra a pagamento. Anche perché si può Un'azione extra ripetere l'azione che pagata. era già stata compiuta in quel Esatto. turno, quindi non è che Solo se in io quel lo attivo turno. per prima No. posso andare al mio No, turno no, no. precedente. Solo in quel turno. Quindi va giocato bene. Non è un Soul Giver semplice da utilizzare, come magari possono esserlo altri. È un pochino più complesso. Però può dare notevoli soddisfazioni. Prima di vedere Okay, l'altra, vai tu. Sì. so the Whisper has two shields. They have a 90-degree angle shield like the Aegir. They're a little more effective when it comes to protecting them, more than what the Soul Crusher has, for example, because they're parallel shields, especially when they're, for example, close to a black hole, and they can be more easily protected by an attack of a spacewalker, just because you can orientate them better. They can attack, which is really important because out of these three expansions, they are the only one that can attack. And don't forget that the ability to attack is crucial because you need to attack the barrier at the beginning of the game to destroy it and have access to the fragment. So when you choose your first three Soul Givers, keep that in mind because otherwise, for example, if you use the Runner, the Aegir, and the Soul Crusher, you get to the barrier and you gotta wait until your opponent basically attacks the barrier for you. The Whisperer has two abilities, and it is kind of like the Bard from D&D. Whoever said that in the comments previously kind of was right. So the first ability is called Words of Encouragement. And has the incredible range, has a range of 9 cells, linear cells. So basically the entire width or length of the board. What happens with this ability is that you choose one ally Soul Giver
and that soul giver can repeat a paid action they've already taken in that turn. So it makes sense to use the Whisperer as probably the last character you activate, because if you activate it first, it you can't use this one ability they have, because they can have an ally soul giver repeat a paid action they've already taken in that turn. So what it means is that, let's say you're playing with the Ghost, the Architect, and the Whisperer. I already did something with the Ghost. Then I activated the Whisperer, and sorry, the Architect, and I used Mold like this. Damn it. Where did it go? Julia, okay. And Tabletopia. All right. So then I deactivate it, and now I activate the Whisperer. The arc that is in my range, I pay one tribute essence, and then I can basically make the Architect use Mold again. So I can even do this now and move this whole thing this way. Okay, so what is important is that you do not reactivate the Architect. That action is within the Whisperer's turn, because it's part of their ability. So you cannot like stop the Architect from doing that with an anomaly. No, you can stop at the beginning when you activate the Whisperer, you can use an ability then, but it's not a reactivation of the Architect. It's simply you're using the Whisperer's ability. What did I want to say? I forgot, but that's basically it. Oh yes, you can even use this to attack again. So, for example, maybe not like that. let's say that in the Architect's turn, I paid one tribute essence and I attacked the runner. Then I deactivate the Architect, I activate the Whisperer, I use Words of Encouragement, and the Architect can attack again. So this time can attack the Patcher, and the Patcher will die. Where is it? Well, I can't find the soul of the Patcher, but you will put the soul there. Again, this is an ability, so the Whisperer will pay the tribute essence to activate it. And it is important that the action that your chosen soul giver can do again is a paid action. So you cannot just move again. It has to be a paid action they've already done in that same turn when you use your three soul givers. Pensate che bello utilizzare parola di coraggio su un soul giver vostro che sapete che nel turno dopo morirà per decadenza. Comunque fargli fare una mossa del genere, come quella che vi ha fatto vedere adesso Giulia, che un Architect prima di andarsene fa esplodere praticamente due soul giver tutti, dà sicuramente soddisfazione. Imagine like having Words of Encouragement used on a soul giver that is gonna die at the end of that turn. It's almost like their last heroic act before they go. So it's kind of romantic too, in a sense. Ma il Whisperer non è in grado di fare solo del bene. Il Whisperer ha anche parola di sconforto. Parola di sconforto agisce in modo leggermente diverso da parola di coraggio, nonostante mantenga lo stesso range. Quindi abbiamo sempre 9 caselle lineari di distanza, ma in questo caso non vado a scegliere un soul giver nemico, ma se sono bravo io, e quindi se sono riuscito a fare in modo che diversi soul giver nemici si trovino, adesso faccio il caso in cui più esagerato, diciamo, dove riesco ad averli tutti e tre, più soul giver nemici sono riuscito a mettere in fila all'interno del mio range, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un mio soul giver in mezzo o un buco nero, purché non ci siano però muri, perché i muri bloccano il propagarsi del potere del Whisperer, ho la possibilità di attivare parola di sconforto, quindi su tutta questa linea. Tutti i soul giver presenti all'interno della mia linea di 9 caselle massimo non possono utilizzare le loro abilità per il turno successivo. Quindi li silenzio
per tutto il turno successivo, solo le abilità però, quindi solo i poteri di quei Soul Giver. Se uno di questi Soul Giver dovesse essere in doppia anima, allo stesso modo non possono essere attivati nemmeno i poteri di quell'anima. La bravura del giocatore del Whisperer sta proprio nel cercare di ottimizzare questo potere e quindi con l'aiuto dell'Architect, del Confuser, ci sono 2 milioni di modi per cercare di muovere le pedine dell'avversario e quindi di silenziarle, cercando di metterle nella mia linea retta, nel mio range di tiro di parola di sconforto. Quindi da un lato ho la possibilità di raggiungere l'estremità del campo e di dare la possibilità a un mio alleato di ripetere un'azione fatta all'interno di quel turno e di farla immediatamente, senza costi aggiuntivi, un'azione a pagamento. Dall'altro, invece, ho la possibilità di silenziare tutte le pedine nemiche che trovo all'interno della mia linea retta di 9 caselle lineari. Questo è il Whisperer. So the other ability is Words of Discouragement. So the Whisperer can not only do good, can do evil as well. So they have the same range, the two abilities, so 9 linear cells. And I have to be good, basically, and I have to manage to have all opposing soul givers in the same straight line, if I can. In the same straight line, and like in this case, you can have your own soul giver or black holes in the middle. The important thing that is that you don't have walls because walls block this ability. But you have to simply have the opposing soul givers in a line that is the same line as the Whisperer is on. And basically, what it does is that all opposing soul givers within the range, so 9 straight cells. Cannot activate their abilities for the next turn. So when it's going to be your opponent's turn, they cannot activate their abilities. This means they can still use other actions like the movement or the attack, but they cannot use their abilities. So they can still be activated and moved and do some stuff, but not they cannot use their abilities. This means also that if you have a soul giver in double soul, like let's say your patcher is has a double soul, you cannot activate the soul's ability either. Okay? You really need to figure out a way or to merge all the opposing soul givers in the same line. You can do that in different ways. You can use the Confuser, the Architect, the Volomancer, even the Protector with charge and push the soul giver back one cell, but of course this we're showing you it's the extreme case where all three are in the same line, but it's kind of you either are very lucky or you play your strategy so that this happens, and this is the Whisper, so it can do very good and you can use immediately. You can retake a paid action you've already taken with a different soul giver in that turn, or you can be very good for yourself and bad for your opponent and silence their abilities for the next turn. Siamo ufficialmente entrati nelle ultime 48 ore di Ansia. campagna Kickstarter, quindi ragazzi, quello che potete fare adesso, intanto speriamo che questi nuovi Soul Givers vi siano piaciuti, siano stati di vostro interesse e soprattutto vi abbiano stimolato a livello strategico insomma, qualche combinazione, qualche soluzione per le vostre poi sfide che farete. In queste ultime 48 ore diremo cose, faremo poi l'evento mercoledì finale, dove oltre a ringraziarvi tantissimo per il supporto titanico che ci avete dato per tutto questo mese, vedete come siamo sciupati ormai. Il vostro supporto, quello che potete fare in queste ultime 48 ore è semplicemente parlare di Soul Givers. Condividete
tirate dentro amici che pensate possono essere interessati al gioco. Più rumore facciamo in queste ultime ore, più abbiamo possibilità di migliorare ulteriormente la campagna, sbloccare altri stretch e fare un bel finale, sicuramente. Qualsiasi. Fermo. Mi puoi anche fermare, in effetti. Se no, Ok. posso anche parlare un'altra mezz'ora e poi a memoria puoi ripetere tutto. So we hope you like this last three new soul givers we showed you. We officially are in the last 48 hours of our campaign. First of all, we hope that these new characters gave you ideas for new strategies and kind of tickled like your imagination to figure out how new combinations. But we are in the last 48 hours of our campaign. We're gonna have our final event on Wednesday, where we're gonna thank you so much for your incredible support that you have been giving us for the past month. What you can do now to help the project in this final effort is you can talk about Soul Givers to your friends who you think might be interested, share Soul Givers, and just we need to make a lot of noise in order to really have a grand finale and really end as best as we can our campaign and unlock new stretch goals. And yeah, we just one last effort. Ci tenevo a rispondere a una domanda di Giovi Deganello che ci chiede alcune cose importanti che è giusto precisare. Chiede se aggiorneremo il regolamento presente in Kickstarter con i nuovi Soul Givers e le anomalie. Allora, i nuovi Soul Givers usciranno con la loro confezione e un loro mini regolamento, quindi il regolamento base di Soul Givers non sarà, passatemi in termini, sporcato con le abilità di Soul Givers non presenti all'interno della confezione. Quindi i tre nuovi Soul Givers avranno le loro regole, le loro spiegazioni, però all'interno delle rispettive scatole. Faremo sicuramente vedere a tutti i nostri backer, da qui tra 48 ore finirà la campagna, inizierà il post campagna. Al di là del pledge manager, noi aggiorneremo con regolarmente, poi ci daremo degli appuntamenti, insomma, vedremo come impostare la cosa, dove racconteremo lo sviluppo di Soul Givers e nel momento in cui avremo delle determinate novità, vi faremo vedere le carte, vi diremo queste sono le carte definitive che stanno per andare in stampa e via dicendo. Nel regolamento si potrebbe spiegare meglio l'abilità del popolo? Sì, sicuramente, ma c'è una cosa in più che non avete ancora visto, ma che è solo citata all'interno della pagina Kickstarter, che sono le schede delle abilità. All'interno di queste schede sono dei fogli in formato A5, quindi comunque molto leggibili e consultabili anche velocemente durante le partite. Sono riepilogati con dei piccoli esempi, sia le abilità sono riepilogate con dei piccoli esempi, sia delle abilità dei Soul Givers, sia quelle delle abilità del popolo. Quindi vi fa vedere esattamente come vengono posizionate i modificatori dei gusci e i modificatori degli spettri, quindi questi qui dei gusci e quelli degli spettri nel rispettivo colore. Quindi la risposta è sì, nel senso che ci saranno approfonditi, sicuramente insomma, non verranno lasciati dubbi, assolutamente. So, just two questions we have in the comments is the first one, if we're gonna update the rulebook that we have on Kickstarter right now with the new Soul Givers and their ability. The answer is no, because that's the rulebook of the core set. The new Soul Givers are expansions that they come with their own box and their own little mini rules pamphlet, let's say, like rulebook. Where the abilities are explained. So we're not gonna put them in the core set rule book because they're not gonna be in the core set. So that wouldn't really fit there. And in any case, we are gonna have a post campaign where we're gonna talk about the development of Soul Givers and the product and how we get ready for actually send everything to production. And so everything that we have, whenever we have any news, we're gonna tell you right away. We're gonna show you the cards right before we go to
printing, so don't worry, you're gonna get your information. It's just we need to face the last 48 hours of the campaign, and then we're gonna get into more details after when we actually will have more time to actually talk more in details about the details. And the other question is about the population's ability. If we're gonna put a further explanation in the rule book, what you didn't see actually, you probably just read it, is that we also have recap cards with the summary of all the abilities for each soul giver and even the population's ability. And you have a little example as well on how they work. But don't worry, we're gonna try not to leave anything unsolved in a sense. We're gonna try to be as clear as possible, and we don't want to leave any space to doubt. L'ultima cosa, qualche anticipazione sulle nuove anomalie, ne parleremo, diremo qualcosa sicuramente mercoledì, insieme a due parole sicuramente sulla 2 contro 2, visto che insomma, staremo insieme anche mercoledì un'oretta fino alla chiusura della campagna che sarà alle 10:33 finisce. Questo sono sempre io che non so fare i fusi orari. Quindi mercoledì parleremo anche di questo. Se non ci sono altre domande, Finisco, traduco io l'ultima ti cosa. lascio. They were Se also asking any sneak peek on the anomalies, the new anomalies. We are gonna talk about them probably on Wednesday when we're gonna have our grand finale. We're gonna talk about them and probably the two against two. We are gonna be together for about an hour, so we can give you some details then. Ho dimenticato qualcosa? No. So. C'era proprio tutto. Ti ho seguito anche con l'attenzione particolare, Oh devo dire. No, vabbè, allora no. yeah, the campaign is gonna end at 10 p.m. 33. That's because, of course, Luca doesn't know how time zones and Allora, different time zones work. quei 3 minuti I sono. No. love the 33. Just tell me which time zone has a 3 minute difference. Love it. Quei 3 minuti faranno la differenza tra una campagna con un ottimo risultato e una campagna di un successo esagerato. Yeah, I agree. That's gonna make the difference. We're gonna raise in 3 minutes. We're gonna raise, I think, $100,000. I would like to, but Insomma, non diremmo di no, probabilmente, però. yeah, we'll never. Yeah, I No. wouldn't say no, but they ask if we have new stretch goals and add-on. Well, we do have an announcement. Well, we made an announcement today about a mysterious stretch goal that, as we reach it, we're going to tell you what it is. And add-on, I don't know. But we do have some hidden stretch goals still. So if we reach the Whisperer, we're going to show you the rest. Dovrei tradurre io ai miei italiani, invece in realtà, ragazzi, abbiate pazienza e usciranno anche add-on e stretch segreto. Grazie per Good essere, sta grazie night. per essere stati con noi, nonostante noi. Grazie di nuovo, ci vediamo mercoledì, seguiteci e soprattutto condividete il più possibile, sono le ultime 48 ore, cioè, insomma, vogliamo sbloccare non solo il Whisperer che in questo momento si trova come poi è il personaggio, sia negli stretch che negli add-on, quindi è un po' ambivalente anche il prodotto fisico. Ma quello che c'è dopo, quindi io proverei, insomma, io ci credo ancora, quindi. So, thank you guys for your support. Share Soul Givers. We're in the last 48 hours. We want to unlock the Whisper as a stretch goal. Right now, it's kind of in between. It's like there, like as the Whisper is, both in the add-ons and stretch goals, but we do want to unlock it as a stretch goal.
Sette volte a doppia ruota da solo, scusami, non volevo Sì, ho rompere la visto. poesia, ma... But we also want to unlock what's after the whisper, so please share Soulgivers, talk about Soulgivers as much as you can. We are in our last 48 hours, and we can do it. Grazie. Thank you guys. Bye. Bye. Have a good night. Ciao.